Campagna elettorale nel vivo, l'ultima settimana durante la quale si cerca di persuadere i cittadini a votare ora per questo, ora per quel partito. Ieri il PDL con i propri rappresentanti ha incontrato gli organi professionali degli architetti e poi degli ingegneri per ottenere indicazioni su possibili attività parlamentari future. Oggi i rappresentanti del Movimento Fratelli d'Italia hanno disposto in piazza Cairoli dei gazebo per discutere con i cittadini degli argomenti più caldi di questa campagna elettorale. Il gruppo di maggioranza al comune di Brindisi ha tenuto una conferenza stampa per spiegare dall'opinione pubblica il risultato ottenuto dopo la verifica politica che ha comportato l'azzeramento e la ricomposizione della nuova giunta. I partiti di centro-sinistra hanno confermato la loro fiducia al sindaco Gonzales e hanno espresso l'augurio che la magistratura possa fare presto luce sulle indagini che si stanno svolgendo. Ovviamente il lavoro amministrativo prosegue con maggiore forza di volontà per portare avanti il progetto di cambiamento della città. Durante l'incontro di ieri organizzato da Lega Ambiente presso Palazzo Granafei, il sindaco di Brindisi ha avuto modo di esprimere alcune importanti valutazioni sul problema delle bonifiche, ricordando come fin dall'inizio del suo insediamento abbia voluto caratterizzare il suo impegno per la soluzione di quel problema, che costituisce un fatto di innegabile blocco, oltre che naturalistico, anche economico. 25 milioni di euro giacciono presso il Ministero dell'Ambiente, senza che nessuno si sia preoccupato di reinvestirli sul nostro territorio. Ed è ancora più grave la situazione, ha affermato il sindaco, se si tiene conto che si rischia di perdere l'intera somma se entro il 31 dicembre non si sarà messo mano all'attività di bonifica. Appena ci sarà il nuovo governo, ha continuato il sindaco, bisognerà attivarsi per risolvere questo annoso problema. Il liceo Fermi di Brindisi ha organizzato un incontro sulla prevenzione contro gli incidenti stradali, fortemente voluto dall'Associazione Familiari e Vittime della Strada. Un argomento di grande importanza, soprattutto per i giovani che, come è noto, sono spesso portati a esagerare nell'uso di alcol e a non tener conto delle condizioni fisiche prima di mettersi alla guida. Pagina sportiva con basket e calcio in primo piano, incontro clou dell'Enel Basket contro un Cantù rigenerato che cercherà di strappare due punti ai brindisini. Bucchi però ha recuperato tutti i suoi giocatori e si presenta quindi in campo con le carte in regola per competere alla pari con i titolati avversari. Per il calcio, derby a Monopoli con Mister Ciullo, che dovrà continuare nella scia positiva delle ultime partite. Non sarà facile perché il Monopoli in questo campionato non ha mai perso in casa, totalizzando su 10 partite 9 vittorie ed un pareggio. Ancora una volta, per motivi di ordine pubblico, è stata vietata la vendita di biglietti ai supporter brindisini, che non potranno sostenere i loro beniamini.